Cari amici di Music Italia, bentrovati per una nuova intervista col vostro Fabio Fiume. Sono qui questa sera con un altro artista. In questo periodo me ne stanno capitando parecchi che ritornano sulle scene dopo un breve periodo di silenzio e lo fanno con un singolo che anticipa un lavoro, insomma, a cui si stanno dedicando anima e corpo perché appunto rappresenta il lavoro del ritorno. In questo caso lui è uno che avete amato tantissimo anche qui sul nostro sito. Ogni volta che c'è stata qualche situazione, qualche gara, qualche voto, è sempre stato tra i votatissimi, insomma, da parte di No, tutti voi Vale, che leggete. ti sto mettendo in voce, non devi rispondere. Ve lo presento, sta già chiacchierando per i fatti suoi. Ricky, ciao Vabbè, Ricky. ciao, ciao Fabio, ciao, ciao, Vai, va ciao, bene eccomi. così che la spontaneità nell'intervista è sempre la cosa che premia. Vabbè, esatto, va bene così. È il bello della diretta, va bene. Va bene così. Allora, Ricky, ben trovato innanzitutto per tutti gli amici di Allmusic Italia. È un ritorno importante questo, perché ovviamente, come per tanti altri artisti, avviene dopo un lungo periodo la pandemia, il silenzio, rimettersi un attimino al lavoro, e hai scelto per tornare, quindi noi partiamo dalla fine praticamente, un singolo che mi verrebbe da dire a tutta birra, a tutta velocità, Ah, ci sta, Ferrari ci White. sta. Cosa rappresenta per te questo brano? Come mai hai scelto di ritornare proprio con questo pezzo? Suppongo ne avrai pronti già diversi. Perché proprio questo? Ma allora, diciamo che questo pezzo è partito in realtà da un'idea di altri di due autori molto bravi, ed è la prima volta che io coscrivo, perché di solito ho sempre scritto io tutto quello che è uscito, dall'inizio alla fine. Poi, ovvio, scritto io vuol dire anche che sei in un team comunque di lavoro che poteva essere prima con Riccardo Scirè, che era l'altro mio produttore, con il quale ho scritto tutte le canzoni dei primi dischi, dei primi tre, da Perdo le parole all'ultimo disco che è uscito durante la pandemia, e poi con Fish. Però diciamo che testo e top line erano mie idee che venivano dalle note vocali, dalle note invece che avevo con me sul telefono. In questo caso invece l'idea è nata da questi due ragazzi, mi è subito piaciuta, eravamo in studio, eravamo a una session insieme, allora a quel punto ho detto va bene, mi piace molto, ce la ballavamo e il concetto un po' di questa canzone è, non è la classica cosa reggaeton o la classica cosa magari estiva, però è allo stesso tempo molto fresca, molto veloce come canzone, ci piaceva, ti dava delle buone vibes che poi ho visto anche live, è molto bella farla live. E parla insomma di questo, come hai detto te, a tutta birra. Andare a tutta birra vuol dire andare molto veloci, però insomma in sicurezza, molto veloci verso il mare, oppure insomma sempre d'estate, perché è un pezzo estivo, prima di andare a cena fuori con gli amici, con la famiglia, oppure a far serata. Insomma, è una cosa, secondo me, è una canzone molto bella, molto solare da ascoltare in macchina col finestrino. Adatta al periodo, insomma, tra l'altro, no? Senti, quanto stai lavorando in questo periodo? Quanto stai producendo per appunto il tuo follow-up? Allora, sicuramente adesso sono in un periodo molto positivo, nel senso che sono molto tranquillo e molto concentrato per la musica che verrà, che non sarà per forza simile a questa canzone, non sarà per forza simile al singolo di novembre che si chiamava Scusa, ma non so, mi vedo un disco più acustico, un disco che in qualche modo mi fa ritornare anche un po' alle origini. La cosa bella o la sfida mia è quella di essere chiaramente cambiato, perché se uno io scrivo, quindi già di per sé uno quando scrive e tramuta o comunque trasla tutto quello che vive all'interno di una canzone, chiaramente più il tempo passa, più queste cose qua sono tra virgolette mature o comunque di una persona cresciuta. Ecco, voglio fare questo, però al contempo fare in modo che le canzoni siano sì, da persona più matura rispetto magari a quelle di 2 o 3 anni fa, Ti però che arrivino. interrompo su questo perché tu proprio quest'anno hai girato la boa dei 30, hai raggiunto i 30 anni, Bravo, giusto? Ti esatto. Ma io sono senti? super contento di questo, no? Non mi No, sento. volevo capire quanto questo traguardo, perché comunque è un traguardo, soprattutto gli artisti sentono molto
il loro passare degli anni in corrispondenza con la gente che li segue, perché da uno studio si calcola che mediamente i fan base degli artisti hanno circa 5 anni meno dell'artista. Quindi ovviamente tu sei partito giovanissimo, i tuoi fan erano giovanissimi, piano piano stai crescendo tu e stanno crescendo loro. La senti questa differenza? Allora, secondo me un artista si crea poi la sua fan base a sua immagine, diciamo la fan base di un artista, quella allo zoccolo duro, se vogliamo, è fatta da tutte quelle persone che in qualche modo si assomigliano con l'artista. Cioè io vedo magari fan base di alcuni artisti che hanno un po' quel look o quel modo di pensare, cioè si trovano con l'artista, la mia fan base è uguale. È molto simile, lo zoccolo duro della mia fanbase è molto simile a me, ma non è che simile nel senso che abbia gli stessi interessi o le stesse cose, però hanno quel modo di pensare, di ragionare la maggior parte, oppure il modo di vedere le cose, oppure anche il modo di essere molto sensibili, molto sinceri, di sapere che io non vado e non seguo sempre le mode, sanno della mia passione sul design, sono a loro volta appassionati a tutto quello che riguarda il bello, quello che riguarda l'arte. Vedo anche una fanbase di altri artisti, come può essere anche Alessandra Amoroso, una fanbase fortissima, di gente che le assomiglia, mi dicevano. Quindi, sai, credo che per risponderti alla domanda, 5 anni, 10 anni, io non so quanta la maggior parte dei miei fan, quanti anni hanno. È anche vero che non c'è una regola, cioè dipende anche molto dal tuo aspetto fisico, da quanti ne dimostri, da come sei tu, da come ti poni. Ci sono artisti che sono molto più maturi dell'età che hanno, dimostrano molti più anni, sembrano molto più vecchi di quello che sono e viceversa. Io sono molto tranquillo, mi vedo più bello, più bravo, più solare, più tranquillo rispetto a quando ne avevo 24-25 e sono molto contento di aver 30 anni, sono molto contento anche di, come ti dicevo prima, di secondo me ritornare a voler scrivere canzoni per tutti, cosa che non ho fatto nell'ultimo periodo. E soprattutto nell'ultimo disco, che ho fatto un disco molto particolare, anche se aveva all'interno Margot, che secondo me è una delle mie canzoni, se non la mia canzone preferita che ho scritto, molto cantautorale, e altre canzoni che ho visto live rendono molto, perché hanno riaperto da pochissimo, quindi anche gli eventi, anche se i concerti li ho rimandati per saranno sicuramente l'anno prossimo, magari dopo a qualche altro pezzo, qualche singolo o comunque in concomitanza del disco nuovo, però comunque i live e gli eventi li sto facendo e vedo, per esempio, al Latin Festival ho fatto delle canzoni che non avevo mai cantato live dell'ultimo disco e rendono molto più live che invece nel disco stesso. Quindi Succede, succede, ci sono, sai, magari non sono quei singoli, ma sono quelli un po' di profilo, quelli un po' che servono non a riempire l'album, ma a dargli un linguaggio magari anche più creare un colorato. concetto. E quindi sicuramente quello che vorrò fare è ritornare a fare un qualcosa che sia di profilo, ma che arrivi a tutti. Ed è credo la sfida più grande, secondo me, per me. Senti, Ricky, ma è una domanda questa che sto facendo molto spesso ultimamente a quasi tutti quelli che intervisto. Per esempio, nel tuo caso, la pandemia, no? Questi 2 anni di fermo, ti hanno più aiutato? Cioè, avere molto più tempo anche per stare in casa, ti ha aiutato nella scrittura oppure ti ha creato i famosi blocchi perché si viveva meno, ovviamente? Ma credo più la seconda, la risposta numero due, cioè i blocchi ci sono stati, ma io non me ne facevo una, non so, non era per me un problema. Credo che io non devo guardare, ma non l'ho mai fatto, come scrivono, cioè, non so come dire, cioè Fabio, io non devo, non sono, sono uno molto particolare. Ma fin dall'inizio sono stato molto particolare. Io non mi sento uno che quasi fa le cose come si devono fare o come sarebbe giusto farle, perché altrimenti il terzo disco, per dire, l'avrei fatto completamente diverso. La comunicazione del terzo disco l'avrei fatta completamente diversa. Il video di Gossip dove limonavo tutta la discoteca non l'avrei fatto. Il sosia nei social, quindi sono sparito, che ho fatto andare questo sosia, non l'avrei fatto. Ci arriveremo, te lo Esatto, il chiederò. billboard gigante con scritto Bimbo Minchia per Milano 600 metri quadri, non l'avrei fatto. Quindi Sì.
sono molto particolare e quello che ti posso dire è non me ne facevo una colpa o comunque non mi sembrava una cosa così strana. Io vivo con due antennine sopra la testa e cerco di captare i segnali che mi dà e che mi lancia la vita. E descrivo quello, descrivo tante immagini, tante figure, tanti, come se fossero dei cortometraggi, dico sempre. E scrivo sempre la canzone che vorrei ascoltare in quel momento, no? Dico sempre questo. In pandemia non ce la voglio ascoltare niente, non succedeva niente e perciò era anche normale, non me ne facevo, ma non una colpa, proprio non vedevo questa cosa come fosse come un problema. Senti, nella tua storia personale, mi ha colpito moltissimo che quando tu sei entrato ad Amici, avevi, correggimi se sbaglio, perché ho un po' studiato anche il tuo storico per fare un'intervista appunto spontanea, senza domande preparate da lettura. Bravo. Correggimi quindi se sbaglio. Quando tu sei entrato ad Amici, avevi, credo, da poco aperto uno studio di design. Sì, bravo, bravissimo. E Sì, era da un anno. quindi chiedo questo, quanto è importante per te la ricerca del bello, perché insomma il design è tanta roba, insomma, avere delle idee, proporle, insomma, e farle piacere anche agli altri, è un altro tipo di conquista rispetto a quella musicale. E in che modo sei riuscito a portare questo tuo approccio, insomma, allo studio, all'applicazione, anche nella musica? Beh, allora, è una domanda molto complessa. Eh Molto sì, complessa. Allora, mi partiamo piacciono dall'inizio. assai, mi piacciono assai le Sì, è domande molto complesse. complessa, voglio rispondere bene. Allora, sì, hai detto bene, ho fatto Amici e avevo aperto il mio studio di design da un anno, perché mi sono laureato, ho aperto il mio studio. Diciamo, con quello che guadagnavo dallo studio, i pochi soldi che facevo, perché all'inizio sei appena partito. Li investivo nel disco che poi ho presentato alle case discografiche prima di fare Amici e che poi ho presentato al casting. Non era un piano B e non lo è tuttora, non è mai stato un piano B il design, infatti vabbè, sto facendo tantissime cose che magari non faccio vedere adesso, ma farò vedere più avanti. Tantissime cose sul lato del design e per invece collegare questo discorso alla domanda che mi facevi verso la fine, quello che posso dire è questo. In realtà la musica e il design sono molto simili, veramente tanto simili. Io ricerco sempre il bello, ma perché questo lo faccio fin da quando sono piccolissimo. Disegnavo molto bene, mi arrabbiavo se poi il drappeggio dei vestiti tipo di Gesù quando ero a lezione di religione non mi veniva bene quanto volevo, no? Sono sempre stato lì a sbattere la testa per cercare la perfezione, anche se poi la perfezione non esiste e non è una frase fatta, è la verità, perché si può fare sempre di più, però i vestiti, quello che mi circondava intorno, non lo so, quello che mi circonda deve essere per forza di cose bello. Anzi, ti dirò, più bello che funzionale, che è molto sbagliato da un punto di vista del design, molto Vero, sbagliato. vero. Molto sbagliato, però io ho avuto una sorta di malattia, cioè io devo vivere veramente in una cosa molto bella. Poi, i miei prodotti che sto sviluppando da un punto di vista di design sono molto funzionali. La casa, meno, nel senso che è difficile da vivere, l'ho fatto un po' matto, un po' esagerato, però mancano ancora delle cose, mancano ancora da sistemare un po' di cose, quindi sono assolutamente d'accordo che deve essere funzionale e tutto quanto, però meglio se è anche bello, perché io sto bene nelle cose, cioè quando sono circondato da cose belle o che mi piacciono, perché poi la bellezza è soggettiva, sto bene. Nella musica come funziona? È la stessa identica cosa. Quando io avevo lo studio di design era difficilissimo comunicare con i clienti, perché i clienti sono tendenzialmente, non tutti, molto ignoranti o comunque vanno a istinto. E quando tu studi delle cose, arrivi poi a quasi rigettarne delle altre. Quando tu arrivi a fare delle cose, quindi vai avanti, studi, le cose base ti stufano, ok? Come nella musica, i suoni più semplici oppure le parole più semplici, però poi alla fine sono quelli che arrivano di più alle persone. Quindi il trucco sta sempre nel mediare. E come con i clienti mediavo, perché andavo magari su Behance, su Pinterest a cercare trend, a fare un sacco di cose, magari anche un po' più complesse, o comunque non complesse perché poi mi è sempre piaciuto il minimal,
Però anche fare il minimal non è semplice, quindi le posizioni, i margini di una grafica oppure di un prodotto. Ecco, tutte queste cose qua molto spesso non piacevano, o comunque piacevano in parte, poi ti dicevano sempre: metti la farfallina qua, aggiungi questo, aggiungi Ed è quell'altro. molto brutto essere corretti sulle cose che uno ha Sì, preparato ma ed è no, no, ma guarda, completamente. in realtà essere corretti da una persona competente ti fa solo imparare. Da Certo. persone che non sono competenti ma ti pagano è molto difficile, soprattutto per il mio carattere. Sì. Molto difficile, però lo dovevo fare. O meglio, a volte me Allora, lo sono io messo. voglio dire una cosa, a scanso di equivoci, perché mi piace sempre essere estremamente corretto con chi ho davanti. Io non sempre ho trattato bene Ricky nelle famose pagelle di All Music Italia, tanto temute. No, ma ci sta, ci sta. Tante volte, insomma, io ho dato giù di randello. La motivazione di perché ho fatto questa cosa fa sempre parte di come ragiono io per fare le pagelle, cioè il percorso dell'artista, se trovo che il pezzo in quel momento sia un passo avanti o un passo indietro nella sua carriera. Da questo dipende il bel voto, non dal gusto mio personale, perché il gusto mio Certo, personale è mio. certo, Ok? Quindi io so la fan base dell'artista, so da dove arriva l'artista, quello che ha fatto è una crescita o è una decrescita, e in base a quello ci scappa meno di 6, più di 6. Così funziona, insomma, in linea di massima. Poi la bella cosa va a 8 e la cosa proprio brutta va a 4. Però, insomma, in linea di massima, quello è il mio modo di ragionare. Lo spiego perché sto dicendo questa cosa. Perché il signore qui, il signorino qui, i primi due album si è tolto parecchi sfizi. Perché? Triplo disco di platino, doppio disco di platino, insomma, è un successo importante che per un ragazzo giovane può anche far perdere un attimo la testa, insomma. Lui, a dir il vero, al di là di qualche situazione successa via social di cui si è tanto parlato, eccetera, mi sembra in realtà, mi sta facendo un'impressione di una persona molto quadrata in realtà, che sa esattamente che cosa vuole dire e come lo vuole dire. E allora quello che io ti chiedo, se c'è stato qualche errore di percorso, come tu stesso hai detto, no? Qualcosa che non Voglio. rifaresti, è Voglio. dipeso anche da quel successo che hai avuto. È dipeso da due fattori, diciamo. Uno l'hai detto te, e l'altro dal fatto che ho una testa, come ti dicevo anche prima, sì, creativa, però che va un po' dove vuole lei e a volte sbaglia, no? Quindi quando vai molto distinto e non fai comunque le giuste analisi o comunque riflessioni prima di fare una cosa, a volte ti va bene, ti va di culo. Altre volte sbagli e quindi ho sbagliato tanto proprio per il mio fare impulsivo, che adesso è un po' anche lì sono cambiato tanto, forse dopo la pandemia, soprattutto comunque dopo un periodo di pausa che ti fa comunque crescere, perché chiaramente al giorno d'oggi la musica va molto veloce, andando molto veloce a un attimo, e lo vedi anche con artisti tuttora, tanti miei colleghi che magari 2 anni fa vendevano l'ira di Dio e ora fanno più fatica, poi magari tra 2 anni ritorneranno a vendere tantissimo. C'è un mercato molto frenetico, è un attimo che sei su, e dopo 3 mesi magari sei più giù perché c'è la novità. La Ora, novità. quello in realtà può dipendere purtroppo anche da sbagliare semplicemente un singolo Sì, e beh, non un sì. Ah, lavoro. no, no, ma allora anche lì dipende da più cose, sicuramente una di queste è sbagliare un singolo. Più che quella cosa lì dipende tanto anche da, ok, c'è un artista che fa la tua stessa cosa o comunque che ti può rimpiazzare da un punto di vista proprio di pubblico, e al giorno d'oggi, con i talent, ma non è solo i talent, è proprio Spotify, tutto questo fermento, ognuno fa musica, è molto difficile rimanere su, perché o tiri fuori sempre musica nuova, o se ti vuoi un attimo fermare, anche se non sbagli il singolo, poi certo, quella è la cosa più importante. Non, il singolo deve essere fatto bene, non lo devi sbagliare. Però sai, anche quella cosa lì è molto difficile, perché in qualche modo a volte sei, è brutto da dire, ma non, sei appagato, cioè, ma più che appagato, che è una brutta parola, vuoi anche fare altro, cioè non vuoi per forza ricercare la hit radiofonica, e il pezzo che è andato bene o è andato male, chi lo decide? Se guardi che è andato bene un pezzo in base ai numeri, beh, allora Fabio, ci sono al primo posto tantissime canzoni nell'ultimo periodo che obiettivamente io non vorrei mai scrivere, e che sicuramente ai giornalisti queste canzoni non piacciono, e se piacciono è perché devono fare
quello che non so. Non me ne parlare. Non me ne parlare. Okay, perché non credo che ci sono delle canzoni che quando erano in classifica fino a poco tempo fa, sì, erano orecchiabili, ma non avevano niente sia da un punto di vista musicale sia da un punto di vista testuale. Quindi i voti al tempo ci tenevo parecchio, perché sono fatto così, io sono molto secchione nella mia vita, cioè molto competitivo e non volevo sbagliare niente, sia a scuola che nel lavoro, e tuttora non voglio sbagliare niente e voglio assolutamente riuscire a ritornare a quello che avevo prima. Però capisco anche che ci sta, sono fasi della vita, sono momenti anche molto importanti, quando sei un attimo più giù, e non importa anche perché comunque la musica non è una scienza assoluta, non puoi prevedere, non puoi soprattutto indovinare per forza i trend, quindi non è solo il singolo, ma è proprio anche il voler prendersi una pausa, il gossip, minchia, il gossip ti dà proprio una roba. E beh, insomma, diciamoci la verità. Si mettono insieme con quello, con quell'altro, invece sono sempre stato molto lontano dai gossip. Se io fossi adesso insieme alla nuova modella o alla nuova attrice che sta super in hype o la nuova TikToker, magari la canzone andrebbe diversamente. Parlo di una canzone X, generale, non è questa, non è quella di ieri, non è quella di domani, in generale. Quindi sai, al giorno d'oggi la musica si vede tanto, oltre che si ascolta, si vede tanto. Quindi io sono molto 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 tranquillo quando ho capito questa cosa. Prima mi arrabbiavo o guardavo, comunque, come hai detto tu, no? In generale i feedback o le cose, vedevo che vendevo tantissimo, ma magari non avevo rispetto della stampa. Poi io mi sono detto, la cosa più importante è fare un lavoro inattaccabile, tanto sarà comunque attaccato da qualcuno, perché può piacere o meno, però almeno dal punto di vista mio, di coscienza personale, voglio andare a letto che dico, ok, quella canzone me la sento al 100%. Nel tuo percorso, quanto è contato il contesto anche in cui hai lavorato? Perché comunque c'è stato un... ci sono state anche produzioni importanti intorno a te. Quanto è importato nel tuo modo di essere artista? A volte le produzioni sono anche un po' invasive. In qualche caso ti hanno... dov'è che per esempio ti hanno aiutato e dov'è che invece ti hanno danneggiato? Questa è una domanda difficile. Cioè non è difficile, però... Allora, ti devo rispondere da paraculo, aspetta. No, qua ti devo rispondere. Non rispondere. Posso rispondere, però sai, quando si lavora in team, ed è bello lavorare in team, perché quando poi ti trovi, e io mi sono sempre trovato in realtà, devi anche delegare. Mm-hmm. E ci sono delle volte che alcune persone ti capiscono e altre che ti capiscono di meno. O meglio, alcune vogliono far risaltare la tua voce o vogliono far risaltare la tua scrittura, le tue cose, altre vogliono essere altrettanto protagoniste. Non sto parlando di Shireno, sto parlando di Fish, parlo in generale. Però sì, alcune canzoni quando le sento dico, cavolo, ma sai, avere anche qualcosa di più scarno, un po' più di minimal, che usciva meglio questa cosa, questo determinato, non so, suono, oppure l'interpretazione in questo momento della voce, non so, ce ne sono tanti, io parlo di questo, ma ce ne sono altri mille casi proprio, non solo. Se vado a memoria, credo di averti bocciato pesantemente solo con la canzone di Sanremo. Ma pensi che sia stato, e più o meno vado a memoria e ricordo che colleghi, anche quelli più, viaggiavano sulla mia stessa lunghezza d'onda, e fa conto che io le faccio in presa diretta alle pagelle, cioè voi cantavate e io stavo col computer sulle gambe e scrivevo Zanzara. Ok. Ma Sanremo è stata una parentesi un po' particolare, perché secondo me, sai, non è essere bravi in quel momento, oggi probabilmente sarebbe tutto diverso, in quel momento non mi sembravi a tuo agio nel contesto giusto, forse neanche con la canzone in cui credevi davvero, sbaglio? No, allora c'è da fare una premessa, e questa non è una giustificazione, ma è proprio la verità, perché io lo sentivo dentro proprio di me. Venivo da 2 anni di fuoco incredibili, e il successo che ho avuto, soprattutto quel successo morboso, no, che è meraviglioso, però ti toglie anche tanto, cioè più che altro ti toglie a livello di energie, a livello di proprio psicologico, oltre che fisico. Cioè,
ero a Palermo, era l'ultima data degli store, mi sono messo a piangere, mi ricordo, sui gradini. E ho detto, fermiamo un attimo gli store e poi ripartiamo. E io, prima, è bruttissimo da dire, ti dirò, Fabio, ma era proprio una questione fisica, non stavo bene. Alle ultime date io chiedevo e pregavo ci fossero meno persone. Cosa stranissima, Non oggettivamente. esiste, non lo fa nessuno, non esiste. Non esiste. Al giorno d'oggi, poi, adesso dopo il Covid, chi cazzo è che va a pregare che ci Che siano non ci meno sia persone? gente, è chiaro, è chiaro. Ed Io in ero questa arrivato là, situazione in cui è arrivato ero arrivato al Sanremo. limite, mi avevano spremuto come tipo un'arancia, un mandarino. Ero Ed è in questa arrivato appunto, non situazione c'era qui più che è niente. arrivato Ah Sanremo. no, aspetta, stavo arrivando. Quindi, questi sono i 2 anni. Così è ripetuto per 2 anni, Certo. 17, 16, 17, 18. 19 siamo andati in Sud America e anche lì avevo fatto delle robe meravigliose in realtà, perché non è facile. Non si tratta di Infatti. certificazioni o altro, ma si tratta di avere delle fan fuori dall'hotel che hanno dormito con i sacchi a pelo fuori. Lì era una roba che ti aspettano all'aeroporto. La volta dopo che torni a Buenos Aires c'erano 100 persone fuori dal gate ad aspettare, con i cartelloni, con la bandiera dell'Italia. E qui ci sono proprio i video. Quindi arrivi a una certa che dici, ok, voglio tornare in Italia dopo un periodo di pausa che avevo preso per andare in Sud America e quindi quale occasione migliore se non fare Sanremo? Però il problema vero è che non dico di averlo sottovalutato, ma non ero pronto, ma non in quel periodo, in quel momento. Ero stanco, avevamo una canzone che secondo me non era giusta, non era giusta. L'avevano anche cambiata per una serie di motivi, no? Chiaramente quando vai a far Sanremo poi ci sono tante persone che mettono mano al pezzo ed era una canzone che più che non sentire mia, la sentivo mia, ma era proprio che non stavo bene, si vedeva anche sul palco, non mi piaceva l'immagine, non mi piacevo io, non ero a fuoco io, ora sarebbe completamente diverso. È una parentesi che voglio anche quasi dimenticare, ma non, cioè Sanremo in realtà è un bellissimo ambiente, è stata una bellissima esperienza, è molto strano da raccontare perché. Però sei sincero, è stata una bella esperienza anche, sì, lo so, l'ho fatto anche io diverse volte, quindi so che è la giostra su cui si sale Sì. per una settimana, non scendi. Se ti piace Luna Park, stai benissimo, quello è fondamentalmente. Quello che io ti chiedo è svegliarsi però la mattina dopo che hai cantato e magari leggere le pagelle, anche la mia, e leggere canzone inadatta, cioè quattro. È stata dura da gestire. Allora, durante quella settimana no, perché non te ne rendi conto. Poco prima e poco dopo sì. Durante la settimana no, sei drogato, completamente drogato. Ma anche lo vedi anche quest'anno, Tananai, che comunque è stato massacrato, è arrivato ultimo, e poi comunque ha trovato il suo. Ora, lui non era, cioè, non era nessuno, non era conosciuto, o era conosciuto poco, ed è esploso. Io invece comunque avevo già fatto 2 anni con il forum, con tutti i vari festival, tutte le varie cose che si potevano fare possibili, immaginabili. E ero, come ti dicevo prima, non è bello dire appagato, ma ero veramente stanco. Quindi l'ultima posizione, o comunque le pagelle, lì per lì mi dicevo, vabbè, oh, tanto sono dentro e facciamo. Poi poco prima e poco dopo in realtà mi hanno pesato. Prima perché dicevo, vabbè, comunque, cavolo, sta canzone qua, magari non. Non sai cos'era anche? Sai cos'era anche? Che io mi esprimo tanto sulle note medio-alte. Io ho bisogno di sfogare la voce, di farla andare anche. Allargare. Adesso, soprattutto in questi ultimi live, che comunque oggi in questo periodo con l'aria condizionata ho meno voce, però nell'ultimo periodo. La voce è maturata, è cresciuta, è molto più potente e soprattutto io riesco a raggiungere, questo per natura, perché poi puoi studiare, però per natura ho le corde molto piccole. Riesco ad arrivare a, che so, do di testa, re, al mi bemolle. Stiamo parlando del 4, Era un dei po' 4. difficile perché io mi ricordo la canzone parecchio lavorata anche sulla voce e Sì, ma quindi no, ma era bassa. forse era suonata anche lì, capito, quella scelta lì con l'orchestra, avere tutta la voce che
veniva modificata, insomma, da non ah, quello era il vocoder, quello era il vocoder, eh? Mi ricordo che c'era il vocoder, madonna. No, vabbè, ma lì il vocoder era una scelta stilistica che avevamo proprio messo nel disco e in alcuni punti era anche molto emozionante su altri pezzi. Comunque, allora, lo sappiamo entrambi, stiamo parlando che se tu l'ascolti e sei tranquillo, cioè ci sono un sacco di persone che mi dicono quella canzone lì meritava 100.000 volte di più, e non sono fan, eh. Tipo, io mi ricordo un evento dell'Harley Davidson, un papà che è arrivato, che faceva sicurezza, o comunque, scusami, era il responsabile in realtà dell'evento, che mi diceva, ah, lo sappiamo entrambi, l'ascolto ancora, è una canzone che mi ricorda perché dice spegni la TV, ti addormenti guardando la TV. Comunque aveva una serie di immagini che chiaramente poi ognuno, a seconda di quando vive in quel periodo, di cosa vive in quel periodo, associa o meno alla sua vita e quindi fanno parte della vita di quelle persone. Secondo me, io sono legato a quella canzone, non la faccio spesso live, ma la cosa è che il mio entourage, il mio team, mi consigliava, sai, la prima volta che fai Sanremo, abbassala di qua, abbassala di là. No. Per dargli quelle botte a farla sempre al do o al re, su in alto. Che li ho, però non ha neanche senso, soprattutto il giorno d'oggi non va di moda. Però un pelo più di roba. Secondo me Sanremo, comunque la voce, se ce l'hai, la devi tirare fuori. Sì, con l'orchestra aiuta soprattutto, fa ancora più scena con quel palco che comunque è piccolino, l'orchestra attorno fa ancora più presa. Senti, io ho letto, questo me lo sono scritto perché sennò l'avrei dimenticato, nello studiarti ho letto, mi ha incuriosito moltissimo un'intervista che avevi rilasciato qualche anno fa a Cosmopolitan, dobbiamo dirlo, dove loro hanno titolato, poi non so esattamente se le parole che tu hai usato siano state proprio queste, dove tu hai titolato "Ho distrutto tutto per ripartire". Loro hanno titolato così. C'era davvero bisogno, è realmente così, e poi c'era davvero bisogno. Di che cosa avevi bisogno che ti mancava e che adesso hai per ripartire? Allora, questa è un'altra bella domanda. Bravo Fabio! So fare il mio lavoro, va! Bravo, bravo, bravo. Allora, in quel periodo lì, che era appunto quello subito post Sanremo, ma comunque coincideva con quel periodo di Sanremo in realtà, perché dicevo, ho distrutto tutto per ripartire, io ero convinto di quello che stavo dicendo, e del resto era anche abbastanza vero. Poi se ne avessi bisogno meno, non lo so, perché quello non... Come ti dicevo prima, io andavo tanto istinto, andavo tanto a sensazioni, e io avevo proprio voglia di vomitare fuori tutto quello che non avevo fatto durante i primi anni di carriera, e far uscire fuori anche il mio lato un po' da designer, un po' da matto, squilibrato, fare delle cose anticonvenzionali, fare delle, appunto, una promo molto, molto dura, molto cruda, molto diversa da quelle che ci si può aspettare, soprattutto da un ragazzo che finisce Amici l'anno prima. Quindi io volevo quasi rinnegare quello che avevo avuto, e quindi distruggere tutto per rifare un progetto completamente da zero. Ora invece, se mi chiedi hai fatto bene a farlo, ti dico è facile dirlo ora, è molto facile, perché ora abbiamo fatto 2 anni di silenzio in generale, proprio di pandemia, dove siamo stati a casa, fai un anno e mezzo, però dove abbiamo avuto tempo di riflettere, e anch'io ho preso il mio, quindi ho riflettuto e dicevo vabbè, potevo evitare determinate cose, però sai, dirlo dopo, o comunque dopo un periodo di pausa, di stop, è facile. Dirlo comunque quando sei nel vortice, e dopo che non ce la facevi più e volevi fare anche, o dimostrare di essere anche qualcos'altro, e quindi non sempre i soliti pregiudizi, le solite cose, cose che si scrivevano su di me. Ecco, Francesco Facchinetti mi diceva sempre una bellissima frase: noi abbiamo sparato col bazooka, mega bazooka, avevamo un bazooka gigante, e adesso dobbiamo prenderci un po' il rinculo. In quel rinculo io vedevo proprio questa voglia mia di
appunto non era rinnegare, però quasi, sì, cioè dire ok, voglio cambiare, voglio distruggere per ripartire. Poi c'è stata di mezzo la pandemia, c'è stato di mezzo tutto, che cazzo volevi ripartire? Invece adesso sono diverso perché sono molto più tranquillo, molto più rilassato, non dico devo distruggere quello che c'era prima o devo togliermi ancora quell'etichetta di amici o quelle cose lì. Sono molto solare, tranquillo, credo che la cosa più importante sia scrivere delle belle canzoni da mettere nel disco e delle canzoni che possano arrivare a tutti. Sai che io penso che in realtà tu, in particolare tu, sia uno di quelli che l'etichetta di amici se l'è tolta quasi subito da dosso? Ma questo mi fa piacere, hanno pareri discordanti, tu sei uno di quelli che mi dice così e mi fa piacere. Non è piaggeria. Quest'estate è bellissimo quando mi dicono, magari sai, quando ti riconoscono ti dicono, cioè quando si fermano, perché in realtà magari sei a Milano, io vivo a Milano, ti guardano ma non ti rompono le balle. Però proprio quelli che ti dicono ah c'è il cantante, ah c'è quello di Perdo le parole, ah c'è quello di quella canzone, quello ti fa piacere. Ci sono ancora, non te lo nascondo, alcune persone che invece ti dicono c'è quello di Amici, quello di Amici. Questo ti resterà sempre a livello visivo da parte del pubblico, secondo me ti resterà sempre, soprattutto quello che ha guardato moltissimo la trasmissione e quella cosa lì, bravissimo. Ma esatto. Io parlavo proprio secondo me a livello di impatto musicale, cioè non mi sembra che tu sia rimasto legato tantissimo alla struttura. Guarda, tu mi davi 4, ma in realtà tutta quell'operazione no, lascia star Sanremo, però il terzo disco in realtà, quando tu mi hai chiesto prima perché rinnegavi, perché facevi, nella mia testa secondo me può essere andato meno bene degli altri, era un disco particolare, due non c'erano singoloni radiofonici, tre volevo fare il matto, quattro era stato sponsorizzato da persone squilibrate. Infatti credo che non abbia avuto grandissima promozione. No, infatti la cosa è squilibrata e non abbiamo messo pezzi in radio, quindi è chiaro che i risultati erano quelli, però secondo me anche in minima parte è servito proprio per il discorso che stai facendo tu. Comunque ha spostato completamente, ha spostato tutto, cioè hai fatto comunque una cosa che se ti vai a riascoltare Margot dici, ah cazzo, ah ok. Sai che non ce l'ho presente, me l'andrò ad ascoltare, perché la Ah no, seconda volta che Fabio, me lo dici. lì mi dai 10 lode. Se non Ok, mi dai 10 se lode è è un la seconda problema. volta che me lo dici, significa che ci credi particolarmente, quindi merita di avere la mia attenzione un attimo, di ascoltarla, di vedere se è realmente così o meno. E te lo farò sapere, sappi, ti mando un messaggio e te lo dirò. Bravo, adesso c'è il mio numero, vai, che io prima ti ho detto, ma non mi devi chiamare da Infatti. Skype, però Non perché... dire che ho il tuo numero, se no le persone che mi conoscono soprattutto tutte le ragazzine, romperanno le scatole, capito? Vai, Io non vai, vai. dico mai che ho i numeri degli artisti, se no, vedi te. Senti, arriva Ferrari White, torniamo a bomba sui nostri giorni, anche per chiudere un attimo l'intervista. Stai lavorando al nuovo disco, sei uno che ricerca il bello, che lavora nel bello, e per fortuna tua sei anche bello, cioè sei uno che arriva anche per la faccia, per l'espressione, gli occhi e quant'altro. Dove vorresti ti portasse questo nuovo lavoro? Non parlo di successo, parlo per te stesso. Cosa vorresti venisse fuori di te nel nuovo lavoro? Questa è una domanda, anche questa molto carina. Quello che posso rispondere, no, che posso, che mi viene da dire, quello che voglio è riuscire a ritrovare serenità nella scrittura, stimoli che ce li ho, però insomma voglio anche dimostrare adesso in questo periodo, in primis a me stesso, perché ho scritto, ho delle canzoni che sono lì nel cassetto, ma ne dovrò scrivere altre. Devo riuscire a dimostrare. Appunto, ripeto, in primis a me stesso di avere, come ti dicevo prima, un lavoro di canzoni belle, belle che le senti, soprattutto ballad, quindi pezzi lenti, perché in un momento anche instabile della musica in generale, dove vanno tutte le i pezzi up, vai radio, vai streaming, vai cose, sì, lo streaming sarà importante, però ci puoi arrivare e se tu fai piangere la gente, i goccioloni, o comunque come facevo i primi tempi, che avevo tempo, ma avevo anche tante ballad, secondo me quella è la chiave. Però mischiandola con quello che invece cioè, sono adesso, quindi una persona come ti dicevo prima, cazzo, sono passati 5 anni, sarò cambiato in 5 anni perché sono cambiato un problema. Quindi l'obiettivo è scrivere un disco bello,
bello, che mi piace, che lo ascolto dopo un mese prima di farlo uscire, quindi fai conto magari quando ce l'hai, hai i demo, e lo riascolto, mi piace e che dico è quello. Poi a livello di successo la cosa importante è il mio team, io devo cambiare delle cose a livello di team e arrivare ad avere una squadra che creda in me al 100%, che mi dedichi 10-12 ore al giorno, 8 ore se vogliamo. Non per me, ma per il progetto. E allora a quel punto io credo di avere l'immagine, di avere l'empatia, di avere il modo di scrivere, il modo di cantare giusto per poter tornare a fare delle belle cose. Non so che cosa, ma delle belle cose in senso abbastanza alte. E poi il resto che viene di conseguenza si vedrà e Scriveresti per altri? sì, ti direi di sì. Non ho mai avuto, non l'occasione, perché l'occasione ce l'hai sempre. Se fai questo Certo. mestiere, l'occasione ce l'hai. Non ho mai avuto anche lì grossi stimoli, per forse anche la mia testa un po' particolare, bacata, però perché no, più avanti, che vuol dire magari anche da domani, scrivere delle cose per altri mi piacerebbe molto, molto. Quella sarebbe una cosa nuova. Che se tu mi chiedi che cosa ti piacerebbe in futuro fare, questa è una di quelle, tra quelle. C'è una voce. Un'artisticità tra i vari interpreti, le varie interpreti che ti attira particolarmente ti stimolerebbe, cioè dire io la scriverei una canzone per. Sì, mi piacerebbe scriverla per l'amoroso. Non so Suppongo che la perché. conosca personalmente. No, non la allora sì, ci conosciamo, però non bene, non posso dire di conoscerla personalmente. Credo però, allora non sono neanche poi un grandissimo fan di Ale, nel senso che l'ascolto volentieri, ma non sono fan come può essere per Tiziano Ferro, Cremonini, che ho tutti i suoi dischi, so tutto a memoria le cose. Però credo che a lei una bella ballad giusta, sempre contemporanea, però una ballad con il mio modo di fare o di scrivere, che si apre bene nel ritornello con una bella top line, una top line catchy che comunque la gente ti canta. Lei, te ne dico una, poi magari tra 5 minuti te ne direi un'altra, non è che c'è solo Alessandra, però con E lei questo fa parte sempre della tua testa. sì, esatto. Senti, Ricky, io spero di essere riuscito a fare una cosa in questa intervista, che è una cosa che in realtà mi sto riproponendo con tutti gli artisti, ti spiegavo prima, insomma, con cui sono entrato in contatto, quelli che magari non attraversano il loro momento più grande di fama, insomma, che è quello di far venire fuori chi è la persona dietro l'artista. Perché a volte giudicare l'artista, e lo faccio anche io con le pagelle, sono costretto tutte le settimane a giudicare 30, 40 canzoni e non è mai molto facile, insomma. Però l'intervista è un altro modo di rapportarsi all'artista e secondo me la cosa importante è quella di far uscire il mondo dell'artista. Poi tu potrai avere 10 persone che dicono mi piace il mondo di quest'artista, così come ne potrai avere 10.000. Questo dipende da chi ci sta ascoltando. In realtà il mio compito è però far sì che se anche ci fossero solo 10 persone, quelle 10 persone in questo momento, nell'ascoltarci, stanno dicendo mi piace Ricky, io voglio andare a sentirmela Margot, io voglio andare a sentire le cose che Ricky scrive, al di là Farebbero del singolo. bene, farebbero molto bene, farebbero, se... Ok, allora Non ho speriamo scritto di di cagate, però quella... riuscire. Va bene, va bene. Ti mando un messaggio subito dopo per dirti che ne penso. Ok. Va In bene. bocca al lupo per tutto, Ricky. E anzi, chiudiamo così con un'altra domanda che faccio spesso. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che avresti voluto ti chiedessi? No, oh, beh, allora tu sei stato molto bravo, non è per fare, ripeto, il paraculo, dire così. Secondo me questa chiacchiera, come dicevi tu all'inizio, questa chiacchierata è stata molto spontanea perché si vedeva che non erano domande scritte a tavolino, come fanno magari altri tuoi colleghi, ma cioè come capita spesso, soprattutto nella settimana di Sanremo, lo sai molto bene anche te, ma era spontanea e quando mi trovo a fare delle interviste così io mi trovo molto bene. Sono molto onesto, sono sempre stato sincero, dico, anzi forse anche troppo quello che penso, però è anche il mio bello e il mio brutto. Non voglio fare perché poi si vede, secondo me, quando uno si trattiene, quando si vede sta male, almeno una persona intelligente ti sgama. E io non voglio farmi sgamare perché non ho niente da nascondere.
Quello che non mi hai chiesto, ma bene o male, io la cosa importante che voglio dire è che faccio sempre le cose con cercando di veramente a farle in modo istintivo, in modo sincero, cioè veramente fare cose che mi sento di fare. Se no, non le faccio e sto fermo. Tant'è che è stato un altro problema, se vogliamo. Il problema, tornando indietro, di fare la stessa cosa, di tempi di silenzio lunghi, ma perché se non ho niente da far uscire, non sono l'artista che prende autori e si fa dare la hit così di turno da fare, soprattutto da settembre in poi, tutto da settembre in poi dovrò far così, però non ci dovranno essere più silenzi, quindi speriamo di essere motivato e stimolato dalla vita che sta ripartendo, grazie a Dio. E ultima cosa, appunto, quando nella scrittura io scrivo. Ma non è che mi sto facendo un'intervista adesso da solo per vendermi, e rispondo sempre a quello che sto dicendo. Sono molto sincero. Anche Margot, vedi, c'è questa ragazza che fa la prostituta, che è sempre stata descritta sul dopo, o comunque in generale. La vedevo sempre sul ciglio della strada per tornare a casa, da casa dei miei genitori a casa mia, a Milano, e l'ho vista piangere, no? E mi sono immaginato il pre. Non il dopo, il pre della giornata. E lei che conta, ad esempio, le finestre che ha davanti del palazzo che ha davanti, in realtà sa già quante sono perché è sempre lì, tutte le sere è sempre lì, quindi le sa già il numero di ste cavolo di finestre. Però ogni volta le conta per passare il tempo. Oppure il bimbo che dall'altra parte della strada gli manda un bacio con la mano che è simbolo di purezza. Oppure lei che si avvolge le calze, ma si avvolge anche nei suoi silenzi perché sta pensando. Sta ragionando della sua vita, che cosa vuole fare, perché non le piace. Quindi io come Margot, ma poi ti dico Margot perché ne stavamo parlando prima e stavamo parlando adesso, ma in generale comunque canzone bella o canzone meno bella, ci metto sempre fotografie che riguardano la mia vita oppure quello che voglio raccontare e non sbagli mai. Cioè io sono molto tranquillo perché non sbagli mai. Poi possono piacere o non piacere, ci sono delle operazioni discografiche, quindi. Ci sono delle volte che anche tu, come hai detto te, non sei felice in alcuni momenti. Non lo puoi dire, ma non le senti tu al 100%. Però, per chiudere, dico, da settembre in poi vorrò essere soddisfatto al 100%, come in realtà ho fatto nella stragrande maggioranza delle cose che ho fatto fino adesso. Guarda, speriamo allora, ti rinnovo l'augurio, quello, insomma, che chi sta guardando questa intervista, ripeto, fossero 10 o fossero 10.000, ti ritrovi come persone che imparano a seguirti, soprattutto quelli che ancora non ti seguono. Cioè, spero che sia una scoperta per quelli che ancora non ti seguono e ad andare a scavare Ricky, Riccardo Marcuzzo, uomo dietro a quello che fa. Ok? Perché quello che fa magari ha un motivo e quindi cercare di capire quei motivi e scoprire grazie a quelli l'artista. Grazie per essere stato con noi su Music Italia. E in bocca al Grazie lupo per tutto questo tuo progetto nuovo che ti porti dove esattamente tu vuoi andare. a te. Crepi e viva il lupo, quello che si dice, grazie mille dell'intervista e speriamo che sia così. Che devo dire? Io ripeto, Fabio, molto tranquillo e concentrato, via, andiamo dritti. Esatto. Vai, dritto per la tua strada con una Ferrari White. Ciao, si vede che faccio radio anche da questo annuncio, dai. Bravo, bravo, bravo. Molto bravo. Ciao Ricky! Ah.